Bella zia, sei svegliata, buongiorno. Ma che siamo usciti dall'oltretombe? No, no, stai trucco e parrucco tutto a posto. Lo so io che sto del cinema, io sono del mestiere. Ma stamattina famo colazione qui sul tavolinetto. Senza dieta stamattina, questo è barattolo da Nutella, pure originale, pure originale, famo pubblicità a Nutella. Mannasse un po' di prodotti gratis, che qui dobbiamo mangiare, siamo fame. Cazzo di mamma. Vista mare, siamo partiti ieri sera tardi, siamo fermati a mangiare una fritturina al mare e poi siamo venuti in questo posto dimenticato da Dio. Solo quel pescatore là se lo ricorda, vedi? Che doveva chiamare Mario, e 7 di mattina. E adesso gli preparo i cornetti alla Nutella per fargli fa sempre la signora, vero? Ieri sera t'ho portato a mangiare fuori, eppure davvero t'ho portato a mangiare fuori, perché t'ho fatto mangiare una frittura di pesce sul muretto di Ostia. Però stamattina ti faccio fare colazione come una signora, col cornetto al cioccolato. La frittura in due. La frittura a morti di fame. Ho mangiato a portare pesce. Ah, e te mi hai detto a me tutta più non mi va, io avrei come. Fortunatamente dopo la dieta mangio molto meno. Lo sai, ma io lo sai che quando c'è da calaccale e quando c'è da pia pio, no? Vabbè, adesso. Però ti ho mangiato pure il gelato. T'ho portato a mangiare. Ah no, tu la crepa hai mangiato. Troppo mori perché te sei addobbata, perché comunque ho fatta mangiare come una signora. Perché la dieta mi ha chiuso lo stomaco. Che culo. Metteci la cioccolata. Ma e poca. Mettecela. Perché? Ma quale poca. Il cucchiaio prima ne avevamo ripreso. Hai affondato il cucchiaio, io t'ho visto. Sì. T'ho visto. Poi io posso. Perché tu poi? Perché ho fatto la dieta, mi sono dimagrita, ho raggiunto il mio obiettivo. E io? Anzi no. Io sono il marito di quella che ha aggiunto l'obiettivo. Anzi no, mi manca ancora, per essere precisi, un chiletto però. Stamattina vai fuori budget. Sai pure ieri sera. Ah, io ti faccio i cornetti, tu a me me lo fai, quello è mezzo vuoto, mo da me. Va bene così. Ah, lo fanno. Proprio sulla spiaggia, chi ci ammazza? Ah, bella fresca poiché, mo se andiamo a chitta un po', se fa pure mezza bagnetta, primo ottobre. Allora, beh, diciamo là, e qui c'è l'acqua, guarda che acqua, si vede da lontano che è tutta bella pulita, mo ti dico pure se è fredda, Mortacci, da paura. Oh, è da paura, non puoi capire. È fredda per cazzo. 9:30 della mattina. Focene. Qui hanno messo una scogliera qualche anno fa, c'era. Mo c'è sta il bagnetto, perché l'acqua è veramente. È veramente calda. Primo ottobre al mare. Questa sarà un'ottobrata romana da ricordare. Beh, ero scordato all'aeroporto tutta la notte, se stare urani rotto. Beh, tutta la notte no, perché a una certa ora smettono, pare tipo mezzanotte l'una smettono, ma poi ripartano dalle 5. No, perché se poi vi è qualcuno e dice, oh, ma tu a tua moglie non gli fai fare mai la signora, non la porti mai a mangiare fuori, io in questa maniera posso documentare che è una cazzata, giusto? Te faccio fare la signora e te porto a mangiare fuori. Cioè, non è mica da tutti questa, proprio da grande signora, no? Cioè dovrei dire
Te faccio fare la grande signora? Sì, amore, meno male che ci sei tu. Ah, l'hai capito, eh? L'hai capito, eh? Lo fanno, ma eh? Posso di quello che pensa davvero? E dimmelo, che pensi davvero? Non pensi, non per me, io non... Che te faccio fare sempre la signora, ma che vuoi pensare? Ma che vuoi pensare? Te faccio mangiare pure la certosa st'oggi, ti è insalata, una cosettina leggera per fatti il bagno dopo, no? No, io il bagno mi sa che non lo rifaccio. Oh! Ti stai puzziata troppo, ma pure la tovaglia vuoi. A forza te fa la signora. Cioè, ci stiamo solo noi a mangiare così sul mare. La gente sta senza pane, senza tavoli. Perché la gente sta senza tavoli. E tu c'hai proprio una marcia in più, c'è un cazzo, la tua marcia in più, chi è? So io, so. La tua sesta marcia, qual è? Mi mancavi, lo sai che mi sei mancata tanto? No. La mia dolce metà che mi prepara il panino con la certosina, una cosetta leggera. Certosa light. Ah, perché mi vuoi bello magro come te? Ma siamo a mangiare due cornetti con la Nutella. Due. Tu, due che sei l'ippopotamo. Perché sono più grande, sono adulto. Ah, vai. Due belle fette di prosciutto. Due addirittura. Vabbè, ma io sono grande, oh. Carne che cresce, eh. Guarda, oh, ma che pizza sta, non so se mi... lo fanno, va bene, vabbè, una va bene, te voglio bene uguale, va. Te voglio bene uguale, va. Ma perché tutte, oh, è normale, ma come ha fatto mia sorella l'altro giorno, correva, 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 tutti girassi a guardare, ma ha fatto, ma ci va a mangiare il panino. No, perché se faranno... Vamo? Vediamo se va a passare la marea. Senti, dai, un attimo qua. Un po' di sabbia. La spiaggia si è svuotata, c'è più nessuno. E facciamo il nostro rientro work in progress. Understand the one cheating. Aspetta che mi sposto subito, eh. Scemo tutta l'acqua dentro la doccia perché stiamo in salita e la dovremmo fare. Sta che vino. Sarà capitato anche a te di avere una nana con figlio. Oh, partimo di terza, mi sembra un po' esagerato. Ok, vediamo, mettiamo un po' che fa in discesa, work in progress.
lasciamo sto posticino che ci ha ospitato per questa giornata spettacolare, ottobrata romana, non ne parliamo, siamo stati proprio veramente, veramente d'incanto, come quando la mia dolce metà ha finito di pulire il bagno, che c'è tutto il piatto doccia pieno di sabbia, partimo, nel frattempo è finito tutto il gasolio. Spingo, sono in mezzo alla strada però, Te faccio vedere una novità, zi, guarda che c'ho qua. Questa è la sorpresa che abbiamo fatto a Romina. Guarda che bella. Abbiamo trovato sta gattina. Così è il secondo gatto. Non ti ho più fatto vedere il tigro quanto è diventato grosso. Quello roscio che ti avevo fatto vedere parecchio video fa. Questa c'ha più o meno un paio di mesi e oggi è venuta in vacanza con noi. È vipera questa però, questa mozzica, graffia, è. Guarda, guarda. Va bene, va, bella zì. Questa è la strada turbolenta, come la vogliamo chiamare? Una strada che ci ha portato qui un po' disastrata. Che ci ha portato in questo angolo di paradiso. Aspetta che qua parecchie buche. Noi siamo venuti ieri sera tardi, non c'era manco una macchina, stamattina c'era manco un parcheggio. Perciò se vieni qua che scegliere da giorno, secondo me la macchina o vieni presto non la parcheggi. Altra cosa ammazza, lo so, ma io sto vabbè, che brutto. Bella, sì!